Il piccolo parco con i giochi per i bimbi. Da Racconti materani di Vito Coviello. Quando ho diventato cieco, ho comperato casa per dare casa, un tetto sicuro alla mia famiglia, non sapendo, dopo la mia grande disgrazia, cos'altro mi sarebbe potuto accadere? Presi casa in una zona molto tranquilla di Matera. Serra Venerdì. Il colle di Serra Venerdì. Un posto con dell'aria bellissima, tranquillo. Dove io e mia moglie abbiamo deciso di viverci fino alla fine dei nostri giorni. Arrivati nella mia nuova casa, che è posizionata in quella parte di Serra Venerdì dove avrebbero un tempo dovuto costruire un cimitero, ma poi, vuoi per la conformazione di arenaria del posto, non se ne fece niente e quindi vi costruirono delle case popolari di cui io ho acquistato un appartamento in uno di questi vecchi complessi. Una serie di palazzine che dà su quella parte che va verso i pompieri. Una striscia di terra che una volta era piena di alberi di mandorlo, così mi avevano raccontato, ma che poi, dovendo costruire quel famoso cimitero, li avevano tutti tagliati, per cui è rimasta soltanto una parte brulla, incolta, solo con sterpi ed erbacce. Da un po' di tempo mi girava in testa un'idea e quando sentii dai mezzi di informazione dei parchi che c'erano nella città, dei pochissimi parchi adibiti al verde, ma soprattutto ai giochi per i bambini, alla possibilità che loro potessero giocare come io giocavo da bambino, anche nelle strade. Ma oggi, al giorno d'oggi, lasciare un bambino per strada è pericoloso. E sarebbe meglio costruire dei parchi controllati, perché i bambini vi possono esprimere la loro felicità e la loro infanzia, in attesa di diventare adulti, per gioire di quell'allegria che io dico che è l'allegria dei passerotti quando cinguettano. Allora presi il telefono e telefonai al comune, sì, al comune di Matera. Trovai un segretario di un assessore al verde che mi diede retta. Io gli illustrai la mia idea, dissi che essendoci questo spazio completamente vuoto di proprietà del demanio dello Stato, bello sarebbe stato che la città vi avesse costruito un parco per i bambini, una villetta, dei giochi. Il signore con cui parlai trovò l'idea interessante. Il signor Mimmo, lo ricordo ancora, con affetto. Mimmo disse che ne avrebbe parlato all'assessore dell'epoca, di cui non ricordo il nome purtroppo. Dopo un po' di tempo telefonai e il signor Mimmo mi disse che avevano avviato la pratica per poter acquisire dallo Stato quella parte demaniale e che avrebbero incaricato un architetto del comune per farne un progetto, finanziato poi dall'Europa. E la cosa andò in porto.
Con mia grande sorpresa, una mia piccola idea andò in porto. Arrivò l'architetto, avevano già acquisito il terreno dal demanio dello Stato, fecero il progetto. Avrebbe dovuto partire il tutto, quando dopo un po' di tempo, con un repentino cambio di maggioranze al comune, cambiarono idee e decisero di costruire delle palazzine. Arrivò l'impresa, mise dei capannoni, recintò il tutto e io avevo perso ogni speranza, ma non solo io, soprattutto i bambini del posto avevano perso la speranza di avere un loro spazio. Ed era una mia grande tristezza perché ho sempre considerato che una società che non protegge i propri bambini è una società destinata a scomparire. Cancellare un parco verde per costruire delle altre palazzine. Comunque, io rimasi nel mio dolore quando venni a sapere che dalla Lega Ambiente qualcuno aveva protestato. Aveva bloccato, c'erano stati dei ricorsi al TAR che durarono anche parecchi anni, per cui quella zona rimase così, recintata, senza niente dentro. Uno spazio che, se mentre prima magari ci si poteva passare, con tutto quello che c'era dentro, non ci si poteva più entrare ed era pericoloso per gli stessi bambini. Nel frattempo io mi ritrovai fuori materia perché ricoverato in ospedale per altre problematiche. Quando ritornai, 7 anni fa, subito dopo il mio ritorno, proprio nel giorno di San Vito, curiosa questa cosa, sento dalla finestra un gran rumore di trattori, di altro, di camion. E chiesi a mia moglie a cosa stava succedendo, cosa hanno ripreso a costruire le case. Mia moglie si affacciò e chiese e le dissero che il comune aveva deciso di costruire il parco per i bambini. Sì, era andato in porto dopo tanti anni, avevano ripreso a costruire il parco verde attrezzato per i bambini con i giochi. Io a quel punto chiamo immediatamente il comune, mi faccio passare il signor Mimmo e gli dico: guarda, sapevi che stanno ricostruendo il parco, stanno rifacendo il parco? Mimmo, che ormai aveva da tempo cambiato destinazione, quindi non era più segretario di quell'assessore, mi disse che non ne sapeva niente, che sarebbe andato a guardare le carte, che mi avrebbe fatto sapere. Dopo un po' ci risentimmo e anche lui era felice e mi disse semplicemente: Mimmo, Vito, grazie a te, ora i bambini avranno un parco. Io mi schernii naturalmente e gli dissi: Mimmo, grazie a me, e se non eri tu che portavi avanti la cosa, e mo si sarebbe fatto il parco. Al che Mimmo mi disse: non ti preoccupare, Vito, un giorno arriveranno dei politici che diranno: questo è il nostro parco, ma l'importante è che il parco sia dei bimbi. Un parco con i giochi è solo dei bimbi che vi giocheranno. E così è stato. E quanto è bello quando io sento dalla mia finestra i bambini giocare sull'altalena, parlare, scherzare tra di loro. E quanto mi sono mancati in questo periodo della pandemia, quando non hanno più potuto scendere giù a giocare. Sentire i loro giochi è stato come sentire cinguettare i passerotti. Sì, quello è il parco con i giochi dei bimbi.